Ciao carissimi, bentornati in questo nuovo video settimanale dedicato ai consigli di ascolto. Un benvenuto lo do a chi per la prima volta capita sul mio canale. Se non mi conosci, dai un'occhiata al canale perché potresti trovare vari video utili. Ho fatto vari video didattici, ci saranno sicuramente argomenti che se vuoi approfondire la teoria musicale ti saranno utili e trovi anche video del mio modo di fare musica, quindi come suono e come canto. Prima di proseguire ti invito, se vuoi supportare il mio canale, di iscriverti, è una cosa che a te non costa nulla, per me è una grande cosa, una motivazione in più per farmi portare sempre contenuti nuovi, mi raccomando. E poi noto dai grafici che ad oggi circa il 66% di voi guardate i video senza iscrivervi, quindi vi chiedo semplicemente l'iscrizione al canale se i miei video ti piacciono. Lo so che magari vi appaiono sempre i miei video se ne avete guardati altri, quindi pensate di essere iscritti. Però controlla anche adesso se ti appare il tasto iscriviti o se ti dice iscritto. Se non ti dice iscritto, iscriviti. Detto questo, andiamo al consiglio di oggi, che più che l'ascolto di un brano, è il consiglio di andare a scoprire, se non lo conosci già o se magari lo conosci vagamente, il mondo della chitarra percussiva, come da titolo. Ci tengo a ribadire che il mondo della chitarra fingerstyle, che è quella nicchia dove vengono inserite queste tecniche chitarristiche alternative. Il fingerstyle non è un genere, il fingerstyle è un modo di suonare. Infatti oggi voglio proporre diversi artisti che potete andare a scoprire, che fanno magari generi completamente diversi. Il fingerstyle quindi non è un genere. Sfatiamo questa cosa perché noto spesso che si dice: cosa fa quello chitarra fingerstyle? Sì, ma fingerstyle cosa? Fa jazz, fa pop, fa un genere tutto suo, fa un'altra forma di musica, ok? Quindi fingerstyle non è un genere, ma un approccio chitarristico attraverso il quale posso fare qualunque cosa, posso utilizzare quelle tecniche per qualunque linguaggio o forma musicale, anche di un genere che possiamo inventare noi. Quindi l'approccio fingerstyle è un tipo di approccio che io stesso ho approfondito per diverso tempo, quando ero più ragazzino, perché sono stato sempre molto curioso e mi è piaciuto approfondire varie cose. Ed è stato molto utile per me perché mi ha permesso, da cantante che si accompagnava con la chitarra, di fare degli accompagnamenti diversi che non sono i soliti accompagnamenti. Quindi vai a scoprire tutte le potenzialità che ha la chitarra acustica. Quindi oggi vi lascio una serie di artisti, vi consiglio una serie di artisti che potete andare a scoprire, ad approfondire e magari farvi affascinare anche da questo modo di utilizzare la chitarra. Magari prima di proseguire vi lascio anche qualche breve clip delle cose che facevo io quando ero più ragazzino e insomma studiavo e approfondivo questi modi di suonare. Quindi, dopo questa clip, ti consiglio sicuramente di andare a vedere chi è Andy McKee.
Ti lascio tutti i link in descrizione di quello che vediamo oggi, in modo da poter aprire dei video e vederli anche, non solo ascoltarli, ma vedere quello che fanno sulla chitarra. Io, grazie a Andy McKee, oltre ad aver approfondito questo approccio chitarristico, ho scoperto poi degli artisti che lui citava in interviste, in video di concerti dal vivo che si possono trovare sul web. Lui citava spesso Michael Hedges, che è un altro grande di questo modo di suonare. E ho scoperto anche un musicista italiano, Vittorio Camardese, che era un radiologo, era una persona che nella vita faceva tutt'altro, ma suonava la chitarra in una maniera incredibile. Vi lascio il link in descrizione, perché magari pensiamo che tutto venga sempre dall'estero e in Italia copiamo, invece no. Questa è una persona che magari prima di altri che sono diventati più famosi suonava già la chitarra in questo modo. Quindi vai a vedere Vittorio Camardese. Poi c'è tutta una scuola canadese di chitarristi che ti invito ad andare a scoprire: Antoine Dufour, Don Ross. Quindi vedrai che quando cercherai questi artisti te ne usciranno poi tanti altri, perché poi funziona così: quando cerchi una cosa ormai gli algoritmi ti consigliano cose simili. Quindi questo video vuole essere una scoperta di questo mondo, di quanti artisti ci sono che utilizzano la chitarra in questo modo alternativo, che, ripeto, non è un genere ma un approccio attraverso il quale puoi fare un sacco di generi. È comunque un mondo molto vasto, perché trovi musicisti che hanno brani che alla fine, poi col tempo, io stesso ho capito che non sono realmente le composizioni con melodie, perlomeno secondo il mio parere. A volte sono un insieme di loop, sono delle loop sulle quali potresti benissimo cantarci o suonare una melodia. E questo per me è stato molto utile, perché ho avuto modo di vedere un approccio chitarristico che mi è servito, come ho già detto, per accompagnarmi. Ti cito un grande musicista, un grande chitarrista, che è Preston Reed, che è veramente un grande sotto questo punto di vista. Ti lascio in descrizione dei suoi video, così puoi vedere anche lui. Io poi col tempo mi sono appassionato di jazz, ho iniziato a studiare jazz e quindi ho aperto il mio orecchio verso melodie, composizioni, sono entrato in un'altra visione musicale, e quindi quando ascolto musica cerco comunque, ho un'esigenza, come dire, melodica, armonica e di arrangiamento. Quindi questo è un mondo veramente vasto, dove trovi altri artisti. Te ne cito un altro che si chiama Pierre Bensoussan, che è un chitarrista francese che è veramente molto lirico. Lui fa delle composizioni veramente molto melodiche. Tra l'altro ce n'è una molto bella che si chiama So Long Michael, che è dedicata a Michael Hedges, e poi Michael Hedges ne ha dedicata una a Pierre Bensoussan, che si chiama proprio Bensoussan. Quindi vatti ad ascoltare So Long Michael di Pierre Bensoussan, che è una composizione veramente molto melodica, ha anche delle soluzioni armoniche interessanti. E la particolarità di questo chitarrista è che utilizza solo l'accordatura dadgad, quindi la famosa dadgad. Precisazione: tutti questi chitarristi che sto menzionando utilizzano accordature tra le più disparate. Andy McKee utilizza anche lui la dadgad, ma ne utilizza anche tante altre. Antoine Dufour, non ne parliamo, utilizza delle accordature molto particolari, come anche Don Ross. Quindi il bello di questo mondo è andare a scoprire anche le accordature alternative, quello che si può fare. E chiaramente ricordati che appena tu scordi, tra virgolette, la chitarra, l'accordi in un'altra accordatura, tutto ciò che trovi qua sul canale di diteggiature, di sistema gadget e quant'altro, lo puoi cancellare dalla testa, perché non funziona più, perché quello è relativo all'accordatura standard. E come non citare il grande Tommy Emmanuel, che è un chitarrista comunque molto diverso da quelli che ho citato finora, perché diciamo che lui suona in un modo, tra virgolette, più classico, suona i brani più disparati, dal jazz al ragtime ai brani pop, ha fatto un sacco di composizioni originali bellissime. Io l'ho visto dal vivo per ben due volte ed è veramente una macchina, cioè
è veramente incredibile. Tommy Emmanuel è uno di quei musicisti che vanno visti almeno una volta dal vivo. È molto interessante anche Mike Dawes, che è un chitarrista veramente incredibile. Abbiamo anche un italiano molto bravo che è Luca Stricagnoli. E quindi, che dire, vai in descrizione, vedi i link che ti lascio in modo che puoi vedere dei video che si trovano qua su YouTube per vederli dal vivo, comunque vedere quello che fanno e non solo ascoltare, perché sì, è importante ascoltare, però è bello anche vedere, perché questo è un modo di suonare interessante anche da vedere, vedere come, dove viene fatta la percussione, il tapping, una serie di cose. Quindi fatti affascinare da questo mondo, vai a scoprire la musica che hanno fatto questi musicisti, che ti assicuro che è un mondo veramente affascinante. A me è servito tanto per acquisire degli approcci, o comunque capire come posso utilizzare la chitarra acustica come uno strumento polifonico a servizio non solo della mia voce, ma anche di una composizione che sia completamente chitarristica. Quindi ti ho citato alcuni tra i nomi più importanti di questo modo di suonare, che ti ricordo non è un genere, ma è un approccio. E in relazione a questo ti voglio citare anche un chitarrista che è meno famoso, si chiama Sam Westphalen, una cosa del genere. Mi ricordo un suo video che ho visto veramente un sacco di anni fa, dove suona un brano jazz. Suona Footprints, che è un brano che io spesso metto in sottofondo nei video, tra l'altro c'è in sottofondo anche in questo video una mia versione di quel brano, che è un blues minore di Wayne Shorter. E suona un brano jazz con questo stile fingerstyle percussivo, quindi puoi fare veramente qualunque cosa. Quindi io ti ho dato questi input, vai a scoprire questi artisti, quello che hanno fatto, poi ne scoprirai altri e fatti affascinare da questo mondo della chitarra acustica. Detto questo, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!